Eccomi, eccoci, ciao. Spettinatissima come sempre, ciao. Oggi ho un problema, cioè che non c'è il moderatore. Non solo non c'è qui vicino a me, ma non c'è neanche a guardare la live. Quindi spero che l'audio vada bene. Nel caso qualcuno mi mandi feedback se dovesse andare male qualcosa. Quindi cazzeggiamo 2 minuti prima di cominciare, che oggi c'è una marea di roba bellissima da fare. Quando guarderò di qua è perché ci sono ancora io, anche qua, perché sto controllando. Controllo perché oggi parliamo, oggi facciamo le news, no? E quando facciamo le news adesso guardiamo i trailer. E se guardiamo i trailer, ho bisogno di controllare che si vedano bene anche di là. Quindi ogni tanto mi verrà il vizio di guardare, spero di fare la brava. Bene, ciao. Allora, l'altro giorno la live in cui abbiamo giocato col moderatore è stata super divertente. È stata super divertente. Ho messo qualcosa su Instagram perché ci siamo spaventati da morire. È stato un incubo, però un incubo di quelli belli che piacciono a me. Quindi, bene. Insomma, se vi va, come al solito su Instagram ci sono più aggiornamenti, più cose un po' più frequenti. Quindi, questa rubrica. Allora, il mese scorso l'abbiamo saltata perché avevo avuto il Covid e avevo unito la live sulle uscite e la live sulle novità. Novità che lo specifico sempre per chi capitasse di qua per la prima volta, riguardano quasi esclusivamente il mondo del cinema dell'orrore, perché è il mondo che interessa a me. Ma già stasera, oggi partiamo con qualcosa di diverso. Che bello fare le live con la luce del sole. Se la gente non dovesse lavorare, le farei sempre a quest'ora perché è un sogno. Ma partiamo. Partiamo perché secondo me oggi ho paura di andare lunga. Scusate, sono a casa da sola, ho sentito un rumore e niente, mi sono spaventata. Allora, dicevo, mese scorso ho saltata questa live perché l'ho unite. In linea di massima parliamo delle news, dei trailer, delle cose nuove del mondo del cinema dell'orrore. E adesso appunto proviamo a fare questa cosa di guardare i trailer insieme. Scusate, col fatto che il moderatore non c'è, ogni tanto mi viene da vedere l'orologio, ma non lo dovrei fare. Allora, la prima cosa che volevo dire è questa. Prima di cominciare con i trailer e tutto quanto, partiamo con una novità che non riguarda il cinema dell'orrore, ma la gente che parla del cinema dell'orrore. E nello specifico, anzi, visto che ancora non c'è nessuno, facciamo una prova. Ok, controllavo che andasse anche l'audio. Mi metto a fare queste cose comode quando non c'è nessuno, così. Adesso mi ricompongo e facciamo tutto. Allora, la prima cosa è una cosa che riguarda chi parla di cinema dell'orrore e non i film. Nello specifico, per preparare questa live, questo tipo di live, no? Quelle sulle news, sfrutto, oltre ai social ovviamente, le newsletter. Tra le newsletter a cui sono iscritta c'è quella di Alison Pierce, che è un'accademica che ho conosciuto perché ha curato una raccolta di essay che si chiama Women Make Horror, che appunto è una raccolta di saggi brevi, tutti di accademiche che parlano delle donne che hanno fatto la storia del cinema dell'orrore. Un saggio bellissimo che vi linkerò nel box e che quindi adesso mi segno di linkare. Women Make Horror. E insomma, lei ha una newsletter a cui sono iscritta. Nella newsletter di oggi, no di oggi, nell'ultima che ho letto, e mi vado a recuperare la cheat letterale perché l'ho messa su Instagram, Alison mi ha buttato una bomba.
Perché ha scritto, e ho il telefono così andiamo a vedere, nella newsletter ha scritto che sta lavorando a un nuovo podcast insieme a, adesso lo diciamo il nome, Anna Boguzkaya, che insomma è una delle host di The Final Girls, e hanno in mente di fare un nuovo podcast. Come ce l'hanno è un podcast di non fiction sulle donne dell'orrore. E già così è sufficiente per me, no? Cioè è proprio tutto il senso di quello che facciamo su questi, sui canali che portano il mio nome. Ma nello specifico, Anna delle due, non Alison ma Anna, descrive questo nuovo podcast che è ancora in lavorazione, quindi non è ancora uscito. Quando uscirà sarà mia premura spammarlo. Lo descrive come lo You Must Remember This, ma dell'horror. Ora, You Must Remember This è un podcast storico che è partito, scusate, ho perso una, vabbè, che è partito tanti anni fa, che credo adesso sia ultimato, comunque faccia solo qualche breve episodio ogni tanto, ma il grosso del podcast è ultimato, che parla di Hollywood, degli anni d'oro, dell'epoca d'oro. Ed è un podcast strepitoso, strepitoso. Parla di società dell'epoca, parla di cinema, di industria, dei singoli attori, è magnifico. Se mi fanno una roba del genere sulle donne nell'horror, io mi devo licenziare dal lavoro, che tutto quello che posso fare è ascoltare loro tutto il giorno e basta. Ci teniamo aggiornati su questo argomento perché ci tengo. Quindi questa era la prima. Come al solito, quando usciranno altre news, se Allison ci farà sapere cose nuove, sarà tutto su. Come si chiama il social, quello delle foto? Instagram. Sarà tutto su Instagram. Ma partiamo. Partiamo e partiamo con il non horror. Perché è successa una roba. Io non mi posso distrarre 5 minuti. Io vivo sui social, mi sono distratta 5 minuti. È uscito il trailer del nuovo film di Baz Luhrmann. Ora, lo dico a beneficio di chi non abbia la più pallida idea di chi io sia. Moulin Rouge non è solo uno dei film fondanti della mia passione per il cinema, è uno dei film fondanti della mia persona. Io potrei guardare Moulin Rouge tutti i giorni della mia esistenza e sarei la persona più felice del mondo, più disperata ma più soddisfatta del mondo. Mi piace anche il resto di Baz Luhrmann, ma niente per me è come Moulin Rouge. Cioè, è proprio una cosa che non ha. È un amore che non ha razionalità, il mio. È una passione e basta. La più grande storia d'amore mai raccontata. È uno dei film più straordinari sulle donne. Ma comunque. Mi sono distratta 5 minuti ed è uscito il trailer del nuovo film di Baz Luhrmann, che è il biopic di Elvis. Non me l'aspettavo. Non è che non me l'aspettassi, nel senso che in realtà poi scopro che lui parlava di questa cosa da un bel po', ma di nuovo vivo sulle nuvole, evidentemente, non lo so. E quindi è uscito un nuovo trailer e io non l'ho ancora guardato. Che non si dica che non mi sacrifico per questa rubrica, perché ci tengo. Ci tengo, però mi agito. Cioè, poi tipo devo aspettare, insomma. Cos'altro sappiamo? Sappiamo che al momento l'Internet Movie Database me lo dà in post-produzione, scusate, devo prendere i fazzoletti, me lo dà in post-produzione e mi dice, sempre l'Internet Movie Database, che dovremmo vederlo a giugno. Bene, c'è il trailer. Ruolo di Elvis è di Austin Butler, che se avete la mia età, conoscete perché ha fatto. Cioè, di recente ha fatto C'era una volta ad Hollywood, ma prima, quando nei primi anni 2000, quando noi eravamo indicativamente alle medie, primi anni delle superiori, lui ha fatto tutte le serie TV di Disney Channel. Disney Channel? Sì, beh, ha fatto Hannah Montana, ha fatto iCarly, ha fatto I Maghi di Waverly, ha fatto. Dov'è che l'ho visto? Zooey 101, quello con la sorella di Britney.
Ha fatto, io l'ho conosciuto per Life Unexpected, che trasmettevano tipo su Rai 4, se non mi sbaglio, Unfabulous, tutti quelli di quegli anni lì, lui li ha fatti tutti. Ora, chiaramente è cresciuto e adesso lo vediamo nel trailer. Sono intrigata. Spero che abbia una carriera, cioè che sia in grado di con questa partenza che sia in grado di fare buone cose. Spero che sia molto bravo, soprattutto perché se lavora con Buzz. Vabbè. Quindi ora io guardo il trailer. Sono agitatissima. Sono agitatissima principalmente perché non so se mi ricordo come si fa a fare questa cosa di vedere i trailer. Vabbè, lo facciamo, andiamo. Ok, allora devo fare così. Vero? No. Aspetta un attimo, adesso capisco, eh. Io adesso lo ingrandisco. Vediamo se dal mio tablet riesco a. C'è un bel po' di delay. Così ho cambiato. No, non sta succedendo niente. No, cosa ho sbagliato? Aspetta. No, qualcosa non va. Posso modificare la scena mentre ci sono dentro? Condivisione schermo. Salva. No! Merda! Perché non riesco più? No! Ma ho capito. Fine. Forse ho capito, vediamo. Vediamo se ho capito davvero. Quindi se io adesso faccio così, adesso lo verifico sul mio moderatore, dove sei quando mi servi? Ah, ok, forse ci siamo. Sì. There are some who make me out to be the villain of this here story. Let's don't let a good thing die. Are you born with destiny? Or does it just come knocking at your door? He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis Presley! Get a haircut, buttercup! In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. My destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. Where's the gun? I can't move. I can't sing. Some people want to put me in jail. So where's moving? They might put me in jail for walking across the street, but you're a famous white boy. The way you sing is God-given, so there can't be nothing wrong with it. Senator Kennedy has been shot. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. That's all right for you. Tragedy, but it has nothing to do with us. It has everything to do with us. Told me when things are too dangerous to say, sing. Come on, be
fortitude, and nobody's gonna remember me. I need to get back to who I really am. And who are you, Oz? I just gotta be making the most of this thing while I can. This could all be over in a flash. We are the same, you and I. We are two odd, lonely children reaching for eternity. The greatest show on earth. Elvis has left the building. Okay. Okay. È bello. Che bello che è. Che bello che è il trailer. Lo vorrei vedere ancora. Solo che è molto lungo e quindi... non, cioè, dura 3 minuti. È proprio lungo. Quindi non voglio rimetterlo su subito in live perché poi perdiamo tipo 10 minuti solo a ricaricarlo, a riguardarlo. Ok. Devo... Devo metabolizzare. Esteticamente è straordinario. Non che mi stupisca questa cosa, nel senso che è di... cioè... scusate, sto sistemando... ok. Non mi stupisce, perché parliamo di una persona... insomma, di un creatore con un'estetica... assolutamente sconvolgente, però questo sembra davvero impattante. Il trailer è stato molto impattante, avrei voluto quasi che mi mostrasse qualcosa di meno, cioè lo vorrei già, però avrei voluto che mi mostrasse qualcosa di meno. Cazzo, che bello. Posso dire cazzo, che bello che è. Come mi manca. Cioè, Baz Luhrmann, a me sta bene che faccia così pochi film, se quelle cose qui che fa poi dopo sono... scusate, ho riaperto il mio quadernino degli appunti. Se queste cose qui che fa poi sono così grandi, a me sta bene aspettare. Il trailer mi ha dato fortissime Baz Luhrmann vibes, ma non mi aspettavo niente di meno, nel senso che lui è un altro di quegli autori dal tratto molto riconoscibile e dal tratto che desidero che sia, cioè mi piace che sia così, quindi sono molto... perché prima di fare questa rubrica io non guardavo tanti trailer, proprio perché poi mi mettono in quello stato qui, per cui... adesso devo tipo rifletterci su, soprattutto con questi nomi che fanno così tanto parte della mia vita, sai. Che bello che è, che bello lui, che bello Austin Butler, bravo, bello. Non ho letto che anche gente del calibro di Harry Styles hanno provato ad avere il ruolo, ma forse Harry Styles è troppo troppo riconoscibile. Lui comunque è un volto noto, ma che bello. Vabbè, no, ci pensiamo, magari elaboro meglio, però è bellissimo il trailer, è proprio splendido, esattamente come lo volevo. Si parla di giugno? Chi è che aspetta adesso giugno dopo sto trailer? Ma come si fa? Va bene, mi viene da piangere. Va bene, allora, dunque, questo l'abbiamo visto. Passiamo all'orrore vero. C'è orrore vero, come se questo fosse, vabbè. Passiamo all'orrore. Intanto io ogni tanto sono qui che monitoro la situa del monitoro la situa del tablet per capire se sta andando tutto bene o no. Scusate, non lo faccio più. Allora, ah no, ho proprio chiuso. Scusa, ho chiuso tutto, non volevo. Come faccio adesso a tornare così? Ok. Allora,
passiamo all'orrore, parliamo delle cose per cui siamo qua, che qua è già mezz'ora che sono live, non ho ancora fatto niente. Allora, c'è stato il Super Bowl, il 13, ok, Super Bowl, momento che per le grandi produzioni aspettiamo più di tutto perché chiaramente ci butta fuori i trailer più succosi. Ne abbiamo avuti forse tutti e quattro questi che volevo vedere, li abbiamo avuti al Super Bowl. Allora, cominciamo con, cioè tra tutti questi quattro, forse quello per cui ho un pochino meno hype, ovvero il nuovo di Alex Garland. Alex Garland, regista che finora ha fatto in realtà fantascienza, ma con Annihilation è stato molto sul confine. Annihilation lo trovate su Netflix, primo e credo unico adattamento della trilogia dell'Area X di Van der Meer. Questo secondo lavoro si chiama Men, lo dovremmo vedere da maggio in poi, dal 20 maggio. Andiamo a vederlo. C'ho un po' l'ansia. No, non è vero, per questo meno. Per Elvis avevo tanta ansia, che se fosse stato brutto mi buttavo giù dal balcone. Vediamo Men, allora. Momento di... Ok. Allora vado, eh. What are you doing here? Verde lì è incredibile. Sono abbastanza incuriosita. Però io non ho mai visto Ex Machina, dovrei vederlo. Sono abbastanza ok, sono sul pezzo, mi ha convinta. Lei mi è sembrata bravina. Allora, sappiamo altro? No, solo che arriva a maggio, non sappiamo altro. Ok, no, non mi esprimo ulteriormente, nel senso che il trailer è bello. Quindi sono... un bel trailer. Tra l'altro quell'immagine lì del tunnel con tutto quel verde lì intorno, se non sbaglio, è nel poster, che è stupendo. Quindi, vabbè, ok, ci sono. Poi, sempre in ordine di interesse, il nuovo trailer, nuovo il primo immagino, del nuovo adattamento dell'Incendiaria. Se si è venuti su a pane e biblioteca, secondo me Stephen King è la persona che vi ha insegnato, almeno per me è stato così, chi è Shirley Jackson, persona a cui è dedicato l'Incendiaria. Io non ho mai visto il primo adattamento. E ho letto il romanzo che ero, penso, alle medie. Quindi sono incuriosita. Sicuramente prima guarderò l'altro adattamento, anche perché non mi ricordo niente. Di questo trailer cosa sappiamo? Che è di Blue, cioè di questo trailer, di questo nuovo film, che è di Blumhouse, ma questo ormai dovrebbe essere compreso nel pacchetto film dell'orrore. L'abbiamo visto a 24, adesso c'è Blumhouse, perché...
loro due sono che girano. Sappiamo che dovrebbe arrivare a maggio, che Carpenter ha fatto parte della colonna sonora insieme ai suoi due compari, che a quanto pare Carpenter doveva fare la colonna sonora dell'originale, poi non l'ha fatto, ha recuperato anni dopo, e ve lo dico a titolo così di comunicazione, poi lo metterò nel link nell'info box quando il video sarà su quell'altro sito per i video. Quelli del The Losers Club, che è quel podcast a tema Stephen King di Bloody Disgusting, hanno fatto un episodio di 37 minuti, che io non ho ancora ascoltato, analizzando questo trailer, cioè 37 minuti di podcast, trailer lungo. Adesso mi segno che lo metto nell'info box e poi lo guardiamo. E cosa devo scrivere? Podcast Firestarter. So che c'è Zac Efron, andiamo a vederlo. Allora, uno, ormai qua, due, tre. Allora, Daddy, what's going on, sweetie? Something feels weird. Something's changing. You remember the tools we taught you, right? Pencil, desk, paper, shoes. You're weird. Everything okay, Charlie? It happened again. What happened? The bad thing. If you ever start to lose control, what do you do? It didn't work. No, ho bisogno di un momento. Zac Efron fa il padre? È una cosa che a noi come società sta bene? Cioè che Zac Efron sia padre? Come... È una cosa a cui siamo arrivati pronti, questa consapevolezza, che Zac Efron sia in età da fare il genitore. Cosa che sono anch'io, peraltro, però è più strano se lo sono gli altri. She's not a robot, Annie, she's a little girl. With little girl emotions which are wildly unpredictable. Charlie? She just has to shove it down and keep it hidden. Our responsibility is getting her ready. Our responsibility is to protect her. Charlie? If they catch her, they're gonna put her in a cage. Charlie? They're gonna run tests on her for the rest of her life. We'll never see her again. If who catches me? Something's happened. I need it handled with discretion. And I need her back alive. Holy shit. Do you know what it means to be on the run? Bad men are after us. Really bad. I hate living like this! You're special, Charlie. I'm not special, I'm a monster! Ah! Charlie! Charlie! I want to help her. You want to use her. Charlie? Don't be stupid. Where's Mommy? Do you feel that? Let her go or it's gonna get a lot worse. Where's Mommy? Tell me now! She's the first of her kind. A real life superhero. You need to understand how to use it. It can't be a reaction. It's gotta be a decision. That's the only way that you can control it. She's becoming a young woman. I'm not going to jail. And someday soon, you're gonna change the world. She may be capable of a nuclear explosion. Run, Charlie! On your knees! Simply with the force of her mind. The whole world's going to hell. Promise me that you'll never use your gifts to hurt people. Only hurt bad people, I promise. Trust me, Charlie. You don't have to be afraid. Please, I can help you. Liar, liar. Pants on fire. I don't want to hurt anyone. But it feels kind of good. Scusate, ho sbagliato. Cosa ne pensiamo? Sono combattuta. Non so bene cosa pensare. Nel senso che non è brutto. Un po' prolisso, un po' troppo lungo. Basta. Cioè, trailer di 3 minuti solo se sei Baz Luhrmann. Non sono sicura che
è ovvio che lo guardo lo stesso, ma non sono sicura che mi abbia fatto impazzire. Molto rosso, molto... un po' pesante, non lo so. Dovrei riguardarlo, non credo che lo farò perché... Dovrei riguardarlo, ma non credo che lo farò. Ma 3 minuti è tanto per un trailer, eh? Non lo so. Vabbè, insomma, lo valuteremo, lo guarderemo, ci pensiamo, però... Così, di primo impatto, non mi ha strappato il cuore. Eppure a me Stephen King, quando parla di bambini, strappa sempre il cuore. Quindi vedremo se l'adattamento sarà alla sua altezza. Ma passiamo alle due cose veramente interessanti del Super Bowl. Allora, dopo anni, quanto sono? 10, 15, 12 anni che mi sono sottoposta a film, serie TV, scene post-credit dell'MCU. Ok? L'ho fatto per amore, per il moderatore della chat, perché mi diverte, sinceramente mi diverte. L'ho fatto perché ho la FOMO, ma io credo che in realtà il destino abbia sempre saputo, fin dal giorno in cui è uscito quel cesso di Iron Man 1, scusate, detesto Iron Man, fin da quel giorno, secondo me, il destino sapeva che io avrei sacrificato tutto questo tempo della mia vita, compreso tutto il tempo dedicato a Loki, che veramente la serie TV non si sostiene, per arrivare al momento in cui sarei potuta andare al cinema a vedere il nuovo film a tinte horror di Sam Raimi. Secondo me è il giusto premio per avere seguito questa cosa, il giusto premio, e quindi Multiverse of Madness. Non mi interessa. Non mi interessa. Io ho deciso che Multiverse of Madness mi dovrà piacere. E mi dovrà piacere non solo perché è il nuovo film horror di Sam Raimi, ma perché dopo la delusione cocente, che era stata... Non mi ricordo nemmeno più come si chiama. New Mutants, che doveva essere la commistione, cioè la... doveva essere il film che univa me e il mio compagno, cioè quello appassionato di supereroi e quella appassionata di orrore, doveva unirci in un'unica gloriosa pellicola, ed è stato un fail. Questo voglio che sia la mia rivincita, voglio che sia la mia... il mio premio, il premio che mi merito per avere guardato tutti questi film della Marvel. L'altro premio potrebbe chiamarsi Tom Hiddleston o Chris Evans, ne è valsa la pena per ragioni diverse dal mero amore per il cinema, ma non importa, questo deve essere il mio premio. Quindi adesso andiamo a vedere il trailer, anzi vado a verificare 2 trailer e li guardiamo tutti e 2. Deve essere bello. Sam Raimi è la persona che mi ha riportato all'orrore dopo anni di lontananza forzata. Perché io lo ripeto tutte le sante volte, ho guardato L'Esorcista, mi ha sconvolto dal terrore, non ho guardato niente per 10 anni, e poi ho guardato La Casa. Poi ho guardato La Casa e Evil Dead mi ha riportato nel mio posto naturale nel mondo. E Sam Raimi avrà sempre la mia fiducia, quindi adesso guardiamo i trailer e vediamo. Di nuovo, io con Doctor Strange ho una visione un po' di parte data dal suo interprete, ovvero l'uomo più bello del pianeta. Sono un po' di parte, ma è naturale. Andiamo a vedere il trailer e valutiamo. Allora, quindi questo è l'uno e questo è il secondo trailer. Ah, questo è quello del trailer del Super Bowl. Va bene, guardiamo questo prima. Ok, 2 minuti e 16. Every night, I dream the same dream. Then, the nightmare begins.
I did what I had to do. To protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes. And we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! To become a hero. I do it, I become the enemy. Doesn't seem fair. Straight! Okay. Guardiamo anche l'altro a questo punto, perché non ho capito perché. Io spero che le persone che stiano guardando sappiano che questo non è il mio account YouTube, cioè tutte le ricerche che vedete di lato è l'account YouTube del moderatore, ci tengo a specificarlo. Vediamo il secondo, figa. Every night I dream the same dream. Allora non lo riguardiamo se è uguale. Ok. Ok. Non mi avevi aiuto. No, non è... Allora, quando io guardo le cose della Marvel, tengo sempre in considerazione il fatto che ho sempre bisogno di qualcuno che mi ricordi le cose. Cioè, tendenzialmente ho bisogno di avere di fianco il moderatore che mi ricorda che cosa è successo, chi è chi, dove ci siamo lasciati, perché c'è troppa roba in ballo e non ho voglia di ricordarmela. È pur vero che invece di Wanda mi ricordo, perché è un personaggio che amo molto, la sua serie a me aveva spezzato il cuore, lei la trovo eccezionale e mi farà, sono molto felice di rivederla qui. Spero con tutto il mio cuore che Wanda sia incazzata come un'aquila, perché quello lo vedrei volentieri, cioè una Wanda cattiva, incazzata, che tira fuori tutto il suo potenziale, mi piace un sacco. C'è sempre questa cosa, e non parlo dei fumetti, parlo solo del Marvel Cinematic Universe, per cui le supereroine, con l'eccezione forse di Vedova Nera, sono fortissime. Cioè, non è che hanno un superpotere, sono tipo atomiche. Però alla fine finiscono sempre relegate o come spalla, no? Oppure quella porcata che hanno fatto con Captain Marvel, in Endgame, no? Di appiccicarla nelle scene qua e là, ma renderla assolutamente irrilevante. Ma queste sono le più potenti del mondo, ma gli diamo spazio. Forse vedere Wanda... non lo so, vorrei che le fosse dato tanto spazio, non solo in relazione alla sua situazione sentimentale, ma anche proprio come un'eroina fortissima con dei poteri della Madonna che vorrei vedere esplorati. Spero che sia cattivo il film, spero che abbia molte... non lo so. Sì. Spero che sia molto cattivo e che
scusatemi, sono distratta con il lavoro e non devo farlo. Non lo so, spero nella crudeltà, questo è quanto. Non mi aspetto che Sam Raimi in mano a MCU possa fare tutto quello che vuole. Però è pur sempre una persona con una certa rilevanza nel mondo del cinema, quindi magari a lui viene dato tanto spazio, non lo so. Confido che emerga dal copia incolla che caratterizza un po' i registi Marvel, nel senso che lui, se non altro, ha una personalità, ha tanta esperienza. Cioè, spero che ci metta del Sam Raimi spero che nel mondo Marvel ci sia spazio e gli venga lasciato spazio per essere Sam Raimi. Questo è quanto. Qualora così non fosse, si sarà pagato la quinta casa a Malibu e a lui la pago volentieri la quinta casa a Malibu. Quindi questo è. E poi, infine, ultimo trailer, poi facciamo la carrellata di news veloci e poi ci salutiamo. Io per questa cosa merito, credo, la valorizzazione di Giovanna d'Arco, perché io ho aspettato tutti questi giorni, 10 giorni, a guardare il trailer del nuovo Jordan Peele. E adesso lo guardiamo insieme. Lo guardiamo insieme perché per questo sono agitata. Ma, ciao! Ma non stai guidando? Ho fatto una cosa, non so, spero che non ti arrabbi con me. Ho appena finito di vedere il trailer del nuovo Doctor Strange. Solo perché mi sembrava coerente con quello che facciamo da queste parti. Poi lo riguardiamo insieme. Guida. No, dopo lo riguardiamo insieme, perché secondo me alcune cose non le ho capite, me le dovrai rispiegare tu. Perché, non lo so, ho paura di non avere capito alcune cose. Me le spiegherai. Lo riguardiamo insieme e mi aiuti a capire. Però c'è Wanda incazzata. Se può essere uno stimolo. Comunque, adesso guardiamo Nope. Ho aspettato dei giorni, lo condividevate tutti sui social e io che skippavo le vostre storie perché non me lo volevo spoilerare. Adesso lo guardiamo. Spero che sia bello, raga. Ma sicuramente sarà bellissimo. Ok, allora, 1, 2, mamma che ansia. Vedi, 2 minuti e 4. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say, since the moment pitchers could move, yeah, skin in the game. It's a bad miracle. They got a word for that. Yeah, nah.
sono... Ok. Ok. Cosa abbiamo appena visto? Oh no, scusate, ho chiuso di nuovo per sbaglio la live, dove controllo come va la situa. Ok. Cazzo. Scusate, non lo so perché faccio questa cosa di guardare i trailer, perché poi mi lasciano senza parole e ci devo pensare, ma... Quella lì era una mano aliena, vero? Era una mano aliena. Partiamo dal presupposto che chiamare un film Nope mi fa troppo ridere, mi fa troppo ridere. Lo amo. Mi piaceva il poster, mi piace il titolo, questo trailer è tutto blu. È proprio un cavallo... Allora, no, è proprio un alieno, vero quello lì? Eccola lì, scusate. Grandfather. Quanto è alto il rischio che succeda qualcosa ai cavalli? Non voglio che succeda niente ai cavalli. Mi incazzo, eh? No. That's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say, since the moment pitches could move... Yeah, skin in the game. Sono molto dispiaciuta. Scusa, non sento niente. Dobbiamo sistemare le casse. Non sentivo niente. Adesso ho finito. Chiudo direttamente YouTube, se no mi viene da riguardarlo. No, non ho abbassato il mio. Vabbè, nel senso che gli alieni sono già sulla Terra e tipo. Hanno portato giù la famiglia, hanno fatto il ricongiungimento familiare. Che cosa... Vedi perché io non voglio vedere i trailer? Perché dopo adesso mi tocca aspettare luglio? Ma poi il 22 luglio, ma è tardissimo, ma no... Come faccio? È bellissimo. È bellissimo. Tipo, ho paura della legnata tipo Us, per cui iniziava tutto allegrino e poi alla fine era una legnata sui denti che ti dimenticavi il tuo nome. Non so cosa pensare. È molto bello. È molto bello. Che fastidio! La elaboro meglio nei prossimi giorni. Però che nervi, è troppo bello, non voglio aspettare. Sono questa cosa che lui, proprio lui usi gli alieni mi fa... sì, a parte che è pure per tutto il resto, cioè per Elvis maggio, no giugno, per Bagaglio Doctor Strange maggio pure lui mi sa, quindi vabbè. Ah, mi sono dimenticata una cosa su Doctor Strange, cazzo dobbiamo guardarlo insieme. Perché ho letto che una delle voci che si sentono è Patrick Stewart. Tu l'avresti riconosciuto perché è l'uomo della tua vita. Vabbè. Non la devo più fare questa cosa nei trailer. Adesso sono tutta agitata. Va bene, quasi un'ora di live. Passiamo alle notizie lampo. Che palle, raga. Lo voglio super vedere. E poi questo video su YouTube, vabbè che non ho ancora la monetizzazione, ma poi me lo demonetizzeranno se mai la attiverò, perché faccio vedere i trailer dei canali degli altri, ma non mi interessa perché, vabbè. Adesso lo devo tipo riguardare, allora lo devo riguardare e poi elaboro, perché devo cogliere delle cose, che secondo me non ho colto, ero talmente agitata che tipo l'ho guardato e poi non ho colto niente. Vabbè, notizie lampo.
Allora, è uscito Texas Chainsaw Massacre. Raga, ormai ce lo siamo messi via tutti, è brutto. È brutto, è andata così. È bruttarello, un po' superficiale, fa pure delle cose sbagliate, ma è andata. Problema, cosa succede? Che nella scena post-credit si vede, post-credits, si vede Leatherface tornare a casa, cioè nella casa del 74. Bene. Oggi, tipo prima che iniziassi la live, apro per le news sull'Hollywood Reporter intervista al signor David Blue Garcia, il quale signor David Blue Garcia si dice aperto alla possibilità di fare un sequel. Mm-hmm. Ok. Cioè io ne prendo atto. Lui dice di avere delle cool ideas. Se le cool ideas sono le stesse che hai messo in questo film, per l'amore del cielo, lascia stare, confido nel buon senso di Legendary che gli dica: senti, guarda, no, è andato male, ci abbiamo provato, è andato male. Peraltro in questa intervista, che non so se l'ho già detto, è sull'Hollywood Reporter, lui insomma si parla un pochino del film e quant'altro, lui dice: eh sì, io effettivamente non è che abbia una conoscenza enciclopedica della saga di Texas Chainsaw Massacre, ma allora non potevi fare uno slasher normale, che sarebbe stato bruttino ma non sarebbe stato con Leatherface, che adesso abbiamo tutti l'immagine di lui che spunta nel campo come una cosa che fa ridere e Leatherface non fa ridere. Non voglio fare quella che i remake non vanno bene, però adesso a quanto pare vuole fare, ha detto che ha, per citare quasi letteralmente, there's definitely a future to explore. Non lo so, valuta bene, così lo butto lì. Lui ha detto sta roba, vabbè, ok, cioè se vogliamo avere dei soldi da buttare via. Però restiamo sull'Hollywood Reporter, perché hanno recentemente intervistato anche Carpenter. E allora, sui siti, sugli aggregatori di notizie dell'orrore, tipo il sempre citato Bloody Disgusting, c'è sto titolone tipo John Carpenter aperto alla cosa 2, eccetera, eccetera. Linkano l'intervista all'Hollywood Reporter, io la vado a leggere e, a parte che è un'intervista bruttina, sinceramente, e poi alla fine butta lì una roba tipo: ma sì, ogni tanto ci ho pensato, però insomma, sai, mai troppo seriamente, sì, poi tanto non si sa, si vedrà, non si sa. E allora non me lo fate sto titolone che poi mi aizzate tutta la gente, calmi, ha detto solo che c'era la possibilità, ma sono 30 anni che c'è la possibilità, però, cioè, non se ne è fatto niente. Questo ha detto chiaramente mille volte che vuole fare solo la rockstar, lasciamogli fare la rockstar che merita di essere, basta. Cioè, ma non perché di nuovo io sia ostile all'idea di un remake, ma non facciamo di una cosa enorme, cioè non facciamo di una cosa piccola buttata lì alla fine di un'intervista la cosa enorme che non è. Ci sono rimasta male, questi mi fanno sto titolone, vado a vedere l'intervista, questo dice bah sì, boh, forse, ok. Quindi guarda come mi collego alla prossima news. John Carpenter, Halloween Ends. Jamie Lee Curtis ha finito di girare. Allora, l'ha scritto lei su Instagram che ha finito per sempre con Laurie Strode. Io ho aspettative enormi su questo terzo capitolo che vedremo a ottobre. Il nostro signor David Gordon Green, che a differenza di David Blue Garcia stimiamo un po' di più, ha detto che faremo un salto temporale in avanti di 4 anni. Sarà interessante capire, e qui faccio spoiler su Halloween Kills, come sta Karen, perché se Karen non è morta davvero, ok, avremo un film. Se Karen è morta davvero, facile che il nuovo film duri un quarto d'ora in cui Lori dà fuoco a tutta la città e tante care cose, per quello che hanno già finito di girare, perché è un corto, evidentemente, no? Che c'è già Lori, capite bene che è un salto in avanti di 4 anni. Cioè non che uscirà tra 4 anni, farà un salto in avanti di 4 anni.
Boh. Cioè, ho tante domande anch'io. Purtroppo la situazione è molto nebulosa, nel senso che non si sa granché se non questo. Quindi, dov'è stato Michael in questi 4 anni? Dov'è stata Lori? Perché Lori l'abbiamo lasciata in ospedale. Quindi sarà interessante capire dove sarà. Non lo so. La cosa più interessante sarà capire cosa è successo a Karen, perché secondo me la fine di Halloween Kills nessuno di noi l'ha superata. Non lo so. Io sono felicissima di questa trilogia, almeno per ora. A meno che lui non pesti un merdone gigante con l'ultimo capitolo che rovini l'esperienza in generale di tutta la trilogia, per ora sono molto soddisfatta. Lo vedo improbabile, ecco, che questo mi rovini tutto con l'ultimo film, perché finora ha fatto un ottimo lavoro, quindi la fiducia è molto alta anche verso questo finale. Ma sarà che a me piace sempre tutto, io sono sempre, cioè, almeno da questo punto di vista, penso di essere abbastanza ottimista col cinema, quindi aspetteremo ottobre, che ci tocca fare, è una tortura fare sta roba, mi devo sempre aspettare, vabbè. Poi, quindi questo aggiornamento, a proposito di cose che arrivano tra un fantastiliardo di anni, John Krasinski ha fatto tipo una conferenza con Paramount per non so bene che cosa, e ha detto che A Quiet Place 3 lo vuole fare, ma nel 2025, cioè che non lo vedremo prima del 2025, che cazzo c'hai da fare? Cosa devi fare? Jack Reacher? Non ce ne frega niente di Jack Reacher, non interessa a nessuno. Possiamo per favore avere la nostra conclusione della trilogia? Cioè, 2025 è tanto, facciamo in tempo a dimenticarci gli altri film, porta pazienza però. Tra l'altro, ho letto qualcosa su uno spin-off. Se qualcuno sa qualcosa, cioè l'ho letto di volata, ma non mi sono informata troppo bene. Non lo so. C'è questa cosa qua. Infine, quasi infine. Ah, prima una cosa, poi andiamo in chiusura con Shudder. L'ultima live sulle news abbiamo parlato della serie di Alien. 9 cose che sappiamo è che non ci sarà Ripley, non ci sarà Sigourney Weaver, non ci sarà nessuno dei personaggi dei film che abbiamo già visto, a parte lo xenomorfo, che sarà ambientato sulla Terra a 70 anni da oggi, quindi in un futuro vicino. Non lo so, non lo so. Ambientato sulla Terra, tipo è un prequel a quanto pare, quindi di cosa parla? Parla della superagenziona? Può darsi che sia la nascita della superagenziona, della nascita della missione, della Nostromo? Non lo so. È chiaro che se in una roba ci sono gli xenomorfi la guardiamo, come abbiamo guardato Alien vs Predator 1 e 2. Li guarderemo tutti e se sarà il caso ne godremo, però ecco, sono, non lo so. Non è che sia pessimista su questa, anzi ho appena detto che sono ottimista su tutto, però una saga su Alien sulla Terra mi viene da pensare che possa essere solo quello. Però ok. Mamma, guarda, oggi che collegamenti che faccio oggi. Non c'è Sigourney Weaver, ma come il moderatore saprà bene, una delle finaliste di Dracula, 4ª stagione, si chiama Sigourney Beaver. E adesso per me è difficilissimo dire Sigourney Weaver, perché mi viene da dire Beaver. Vabbè. E guarda che schippone che faccio, perché Dracula è su Shudder. Prima di tutto, pare che questa primavera caccino sulla piattaforma anche la 3ª stagione, che è la stagione a cui aveva partecipato il mio amatissimissimissimissimo Saint, quindi si fa un chiusone sulla 3ª stagione di Drag Race, di Dracula, non Drag Race, ma soprattutto parliamo di due uscite di Shudder, cosa che non faccio mai perché Shudder non c'è in Italia, ma c'è sempre un modo per riuscire a vedere le cose, anche se non si ha Shudder, si trovano modi di vedere le cose. Dunque, la prima cosa è che esce quando? Il 7 aprile, quindi manca pure poco,
poco più di un mese, il 7 aprile esce la seconda stagione di Cursed Film, ovvero quella docuserie in cui si raccontano le storie vere che stanno dietro alle più grandi leggende metropolitane legate ai film dell'orrore più famosi. Nella prima stagione c'era, vabbè, Poltergeist, ovviamente, c'era L'Esorcista, c'era Il Corvo, se non sbaglio, e non ricordo cos'altro. Questa seconda stagione vedrà Il Mago di Oz, Rosemary's Baby, The Serpent and the Rainbow, pazzesco, Stalker e Cannibal Holocaust. Ora, sono molto curiosa, soprattutto dell'episodio su Cannibal Holocaust, perché io non lo vedo da 8 milioni di anni il film, non ne ho un buon ricordo. E sì, non ne ho un buon ricordo per quello che succede agli animali, naturalmente. E sì, contestualizzo, ma a maggior ragione mi incazzo. E quindi non... sono molto curiosa di sapere cosa verrà fuori da un episodio su Cannibal Holocaust, di vedere quali dei coinvolti, perché è, uno di è una di quelle docuserie in cui poi si intervistano anche alcuni dei coinvolti, eccetera. Quindi sono curiosa, sono intrigata e voglio vedere se riusciranno a convincermi a riguardarlo e rivalutarlo, perché pur riconoscendone meriti oggettivi mi fa girare i coglioni e non mi va. Il cinema dell'orrore è pieno di cose così, naturalmente, no? Per sua stessa natura è pieno di cose che ci faranno, che viste oggi ci fanno incazzare. Temo che Cannibal Holocaust sia tra queste, quindi magari ne ho solo un ricordo sbagliato io e magari devo, magari appunto questo episodio mi farà rivalutare la situazione, mi farà venire voglia di rivederlo. Al momento in cui sto parlando, Cannibal Holocaust è su Shudder, però non è che sia proprio motivata al momento, quindi vedremo. L'altra news di Shudder invece è una nuova docuserie in 4 episodi prodotta dal nostro benemato Brian Fuller, che è Queer for Fear, di cui penso che abbiano parlato tutti, ovvero una docuserie in 4 episodi sulla storia del cinema dell'orrore queer. Su Shudder c'è già un documentario che affronta a grandi linee l'argomento, che si chiama Scream Queen, se non sbaglio, che nello specifico parla di Halloween 2, ma poi amplia un po' il discorso. Non Halloween 2, Nightmare 2. E quindi c'è questo. Quindi, le live di questo mese indicativamente sono queste qui. Come sempre il Super Bowl ci offre possibilità di chiacchierare di tante cose. E siccome appunto ci sono state tante cose nel Super Bowl, non mi sono persa via troppo nel mondo dell'indie, un po' perché onestamente quest'anno non ho tanto tempo di starci dietro, perché con il progetto che sto portando avanti sul blog sulla storia del cinema dell'orrore mi porta via tantissimo tempo e temo che andando avanti sarà sempre peggio, perché chiaramente adesso finché faccio il cinema muto si tratta di guardare 4-5 film per post, più leggere magari qualche saggio, qualche articolo, vedere qualche documentario, ma quando passeremo, io temo, dagli anni 40, 50 in poi, anzi volendo già dagli anni 30, perché Universal mi ingomma, mica da ridere, temo che mi porterà via sempre più tempo, quindi temo che per quest'anno l'attenzione sulle uscite indipendenti sarà una cosa molto difficile da seguire. Ci proviamo, però insomma, quest'anno faticherò. Quindi bene, questo è quanto. Solito momentino, quindi direi che per quanto riguarda le uscite abbiamo finito. Solito momentino da messa, fine della messa, in cui vi rimando ai prossimi appuntamenti, non li so ancora. Ora che mi sovviene.
Perché come al solito devo aspettare gli orari di lavoro, no? Per organizzare le live. Quindi come al solito al lunedì le condivido su Instagram in modo da tenere sempre tutti quanti aggiornati su come sta andando o su quello che succederà nella settimana. Quindi la prossima settimana di sicuro giochiamo ad Among the Sleep e sicuramente ci sarà una live con un ospite che sono felicissima di fare, sono troppo contenta. E per quanto riguarda invece il blog e il discorso della storia del cinema, dovremmo, io me stessa e medesima, uscire con il post di questa settimana, ovvero quello sull'horror scandinavo, sulla nascita dell'horror scandinavo e su Dreyer, ovviamente. Spero venerdì. Ci sto, anzi, cioè adesso tipo devo spegnere perché poi devo andare a studiare. E a finire di vedere La stregoneria attraverso i secoli, che sto guardando, non finisco mai, la guardo a pezzi, non finisce più. È il mio endgame. Quindi, grazie di essere stati qui. Adesso chiudo. Prima di andare a studiare, riguardo il trailer di Nope 2 o 3 volte e poi vado a studiare, giuro. E poi ci aggiorniamo. Grazie di essere stati con me. Se volete supportare quello che faccio, il modo principale è seguirmi sui social e partecipare, seguirmi su Twitch soprattutto, che è il modo che mi aiuta più di tutti a crescere. E condividere me, condividere nuovi incubi, votarci su Spotify, seguirmi su Twitch, insomma, le solite cose per supportare quelli che i professionisti chiamano gli small creators. E questo è quanto. Grazie di essere stati con me e alla prossima. Ciao!